Ciao a tutti, benvenuti in questo gameplay. Allora, intanto vi faccio vedere questo DLC Mask of Darkness. Il DLC Mask of Darkness è uscito. Visita il Nintendo Shop per scoprire i segreti più protetti. Sì, c'è l'edizione solo con DLC, c'è l'edizione che comprende il DLC più tre costumi. No, sono due costumi più. No, tre costumi più l'amuleto. E con 5 euro in più prendete tutto, infatti io prenderò tutto quanto a breve, insomma. Allora, notizie. Eccolo qua. Ok. Ottieni gratis la skin. Esatto, vi faccio vedere dall'ultimo aggiornamento che cosa è saltato fuori. Ottieni gratis la skin di Rogue Prince con la patch più recente, esatto, che fa letteralmente cagare. Bisogna dirlo. Come si fa a mettere la pelle di un principe rosa? Ma neanche confetto, un rosa ancora più acceso, cioè non si può guardare, vabbè. Se volevo mettere la viola, vabbè, no comment, fa cagare. E invece. No, aspettate un attimo, cos'è sta roba? No, ma questa è quella. Quella precedente. Credo. Allora, nel rifugio c'è una nuova pace che attende il valoroso guerriero, completo il nuovi lupi capi. Provo crovozie e sfide in combattimento per sbloccare nuove skin e amuleti, qui potrai dimostrare la più vittorie. Sì, queste sono le precedenti, ragazzi. Strano, strano, strano che non hanno mostrato altro. Allora, io nel frattempo, ragazzi, mi sono spostato da dove ero prima, che ero nella zona degli archivi. Perché voglio completare. Adesso sono qua nella città bassa. Prima ero nella zona un po' più in su degli archivi qua. Allora, vi faccio vedere con l'ultimo aggiornamento cosa hanno aggiunto. Oltre a quel costume osceno, vi faccio vedere un'altra skin bellissima, che è questa. Perché non la mostra? Vabbè, guardate che roba. Bellissima, è quella dei due Prince of Persia del 2008 con la grafica cartonesca, bellissimo, veramente top. Io mi ricordavo che questa skin si sbloccasse con il, come si dice, con appunto quelle sfide che fanno bestemmiare in tutte le lingue del mondo, e invece no. E poi appunto sta schifezza che veramente fa cagare, proprio non si può vedere. Però vabbè, queste che ho e le altre, insomma, ve le avevo fatte vedere, guardate che roba. Ok, intanto resto con le sabbie del tempo. Eccomi qua. Scusate, ecco qua, ci siamo. E voglio fare questa missione. Bisogna che ovviamente. Voglio fare missioni secondarie e voglio fare questa qua. Allora, questa, amore ma materno. Questa donna è l'unica sopravvissuta tra tutti coloro che si sono rifugiati nelle viscere. Vuole vendicarsi della creatura che ha mangiato i suoi figli. In cambio, racconterà che cosa è successo quando il tempo è collassato. E quella sotto, scusate, è la ricompensa che vi dà. Ricompensa vi dà un amuleto. E voglio iniziare a fare queste missioni, se no non le faccio mai, proseguo solo nella trama, che oltretutto sono andato in un punto veramente bastardissimo. Allora, io devo andare, ho messo il simbolo apposta qua sotto, e devo fare, questa è la zona che ho appunto esplorato, e devo proseguire di qua. Che incontro sta creatura che poi vedrete. Ok, ci sono. Vamos. Qua bisogna stare molto attenti. Porca puttana, appena detto. Un attimo che si sbaglia e si è fottuti. Un po' di cadaveri e in più avevo trovato
Vi faccio anche vedere cosa avevo trovato. Questo specchio qua, così pieno di macchie e di crepe, che l'iscrizione si legge a malapena. Lungo cuore riflette. Vabbè, questi già in precedenza. Getti storia, che poi sono anche tutti, fantastico. E guardate un po' quanti ce ne sono da trovare qua. Ah, voglia tu. E presumo che la storia sia ancora bella lunga. Presumo, di nuovo nelle viscere, che bel posto di merda, letteralmente acqua di merda. E sì, ci sono. Teneteli sempre perché può essere sempre all'inghippo. Allora, di qua. Era tutta una zona che non avevo ancora esplorato. No! Ma porca Madonna! Madonna Santissima Beata! Ecco, questo cazzo di melma avvelena, come potete vedere. Mannaggia morta. Sì, ma... Ah! No, ah, Stefan, sculi, salvi. No. Sono giusto? Se non moro prima, meglio che mi metto le energie, perché sennò qua. Ok. Vamos a bailar. Madonna. Poi ieri, ecco, per la prima volta sono riuscito a fare fuori quella creatura, questa qua. Aiuto! Fatemi ricordare il tasto perché, ok. Tramite questo potere mi si può. Potrebbero darmi un bel premio per averla fatto fuori a sto stronzo. Invece nada. Infatti io mi chiedevo se vi ricordate come cazzo si faceva fuori questa creatura. E senza sto potere qua non potete farlo fuori. Per ovvi motivi, perché lui vi stecca letteralmente. Allora, bene, devo andare proprio qua. Certo che ho usato già una pozione del campo prima di arrivare, porca puttana. Vabbè. In più sta colmo di nemici. Ah, non ci vado sotto qua. Fanculo, allora bisogna che vada sotto di qua. Senza se, Madonna! E senza ma. Grazie alla ricarica dei... va sia giù che là. Sinceramente preferisco andare giù. E infatti... Madonna Santissima Beata. Avete rotto il cazzo. Madonna miseria, cordia. Ecco. Non ci posso credere, ragazzi. Ma porca puttana. Oh, Santa Maria Benedetta. Allora ci rivediamo nel solito punto. Eccomi qua, ragazzi. Allora, devo proseguire. Anzi, da età dovevo proseguire in alto o di qua. Allora, se devo proseguire in alto. Che palle, sti insetti, però. Zio Campero, lì no. Mi esce il coso. Eh sì, buonanotte. In alto. Come cazzo faccio arrivare in alto io adesso?
Mi sono sceso giù mai. Aiuto. Come io fare? Stronza. Non fai un cazzo adesso, caro bello. Bravo, dietreggia. Porca dio, le però, che palle. Sempre queste creature di merda. Crepati, zio cane. Oh. Bene, finalmente. Cioè, finalmente. Sì, è morta, ma... cos'è sta roba? Vecchia ha bisogno del tuo aiuto. Personaggio missione. Anche a me avrei bisogno d'aiuto, ma... non devo andare di qua. È tornata fuori? Ci posso credere. Ah, non mi ha neanche colpito. Coglione. Allora... farà il cazzo. Porco dio. Madonna, sti insetti del cazzo. Ho trovato i coglioni. Ecco, dopo succede questo. Dio furbo, grande dio. Ande immune del vostro mare. E porca troia, però. Vecchi ricordi, ragazzi. Madonna, un albo di walk walk. Fly. Io direi anche di cambiare il costume di Madonna, mi pappino con i comandi di Sargo e mettere via Dante, che è bellissimo, decisamente figo. Guardate che roba, che gran figata. Allora, di qua provo tanto di qua. La Madonna. Ok. Oh, un altro portale, bene. Ecco, io prima ero, mi pare, negli archivi sacri, se non ricordo male. Sì, ero negli archivi sacri prima. Fantastico, bene, sono contento. Ho trovato anche questo, bene. Fantastic. Però devo andare di là. Risalvo questa posizione. Bene. Oh, che bene. Ok. Si continua di qua. Aiuto. Madonna, sti qua. Il fatto è deciso, un principe deve morire. Ah, porco Giuda. Bel fatto di merda. Ho capito, ma... no! Ah, beh, fanculo anche voi altri. Ma scusate, ah, ecco. In realtà... io devo andare più in giù, allora... ah, infatti... Madonna, aiuto! Di qua? Infatti. Bene, finalmente. Ops. Ho rotto uno scheletro. E lui, ragazzi, il boss della missione. Aiuto. Dai. Fare in culo. Figlio di puttana. Fa
fare in culo. Fare in culo. Oddio. Non mi ricordo più i comandi, ragazzi. Ah, cazzo. Fare in culo, stronzo. Dai, cinghialone del cazzo. Yahoo! Yahoo! Stronzo, crepati! Mi sono aggiornato, amore. Una terra, dai. Fatto fuori il cinghialone di merda! Esattamente, Sargon. Cosa c'è qua? Filastrocca su un giocattolo. Nelle viscere i bambini cantano. Nella cittadella antica e le sue vaste profondità, figlio di questa terra, vago nell'oscurità, gioco e saltello con la gioia nel cuore in un mondo obliliato dove la luce muore. Mio padre fu marinaio d'audacia sorprendente, ma in mare scomparve e di lui non resta più niente. Franca rima. Il suo nome io canto, Iris, suono armonioso, perché il suo spirito mi senta e trovi riposo. Ma la luna sorge e il buio imperversa, sussurra segreti e la mia innocenza è persa. Il mio canto si fa bisbiglio, i bisbigli grida atroci, riecheggiano nei corridoi e nei miei incubi più feroci. Madonna, un poema, qua. L'abbraccio della cittadella è più freddo della notte, i muri parlano di un dolore che è tutto inghiotte. Cerco sollievo, un bagliore di speranza, ma è tutto inutile, l'oscurità avanza. Mi piacciono le rime che hanno fatto. Sono in trappola dentro l'abisso, perseguitato dai ricordi. Per sempre mi eclisso, i segreti della cittadella dentro l'anima affondano. Una rima oscura in cui le ombre ti circondano. Ed ecco il mio canto malinconico, lamento. Nelle viscere del monte Quaff, eterno è il mio tormento. Figlio delle tenebre, maledetto e imprigionato in questa antica fortezza, la speranza ho abbandonato. Mi dispiace per te. Non posso andare su? No. Ok. Il cinghialone è te. Non ci posso credere. Lei era una nemica? Ma le mortacci tua. Sono libito, ragazzi. Spirito indomito. Discreto, aumenta la potenza di tutti gli attacchi corpo a corpo quando la salute è bassa. Equipaggio gli amuleti presso l'albero di Wak Wak. Ma pensa te, lei era un nemico in realtà. In effetti aveva l'aspetto inquietante, non ci posso credere. Non me l'aspettavo, ragazzi, però sono contento di averla completata. E infatti, la metto su completate. Bene, 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 bene. Bene, bene. Adesso vedo di trovare un modo di fare tipo questa di Kaeva. Allora,
Ci rivediamo qua. Eccoci qua, ragazzi. Allora, per la missione secondaria di Ikaeva e recuperare questo minerale, io devo andare in questo punto qua che ho segnato. Eccola qua. Cioè, devo andare qui. E poi ci sarà una prova da affrontare. Ah, come sbagliare facilmente i comandi. Allora, però qui c'è un teletrasporto. Bisogna che vada là, assolutamente. Comunque, ragazzi, mi sa che, anzi, senza mi sa, orco Dio, mi sbaglio io con l'aggiornamento. Questo costume non fa parte dell'aggiornamento. Sì, ma porco Dio. Avete scassato i coglioni a livelli mastodontici. Ok. Cazzo, devo andare su. Porco Dio. Che palle. Deve fare in culo anche voi altri. Non fa parte dell'aggiornamento perché... Porco Dio, però, che palle. Niente da fare. Madonna puttana. Dio cane, oh. Ma zia Longa. Mamma mia, oh, che palle. Roba qua, sto spesso pesce è a dir poco odioso. Io non ho più spazi. Non mi dispiacerebbe in realtà, però questo aumenta la salute massima e non lo voglio assolutamente togliere. Pensa una picca parte della salute dopo un apparato d'uscita e mi piace. E metto il suono speciale per indicare la presenza di un forziere. Non mi dispiace nemmeno questo. Suisce l'attacco con carica con un tornado di antre fiammeggianti. Infligge un ustione al nemico. In realtà sono tutti top qua. E io sinceramente lo lascerei anche. Va bene così. Di qua. Ho detto viaggia. Lì, sì, perché poi... Vado giù. Stavo dicendo, sto costume non fa parte dell'aggiornamento, perché se no l'avrebbe indicato. Mi ricordavo di sì. Cioè, mi ricordavo, pensavo di sì perché non mi ricordavo che facendo le sfide avessi sbloccato sto costume, invece a quanto pare sì. Perché in effetti adesso che ci penso, è vero, l'avevo visto anche in un video, ancora prima che uscisse questo aggiornamento qua, quindi sì. L'hanno aggiunto quella porcheria che fa schifo, vabbè. Allora, raccogli. Collezionabile ottenuto. Cara madre. Cara Kasan. Che in giapponese vuol dire madre. Per chi ha visto Final Fantasy VII Advent Children sa di cosa sto parlando. Vabbè, a parte questo. Cara madre, finalmente ecco mia destinazione. Benyam, lo stimato scriba del re Darius, mi ha gentilmente concesso di affiancarlo nella sua nobile impresa. Ancora adesso non riesco a capacitarmi di questa incredibile opportunità. Sono uno studente, ogni 10 anni viene selezionato come suo apprendista. Trasferirmi a Persopoli è stata la migliore decisione che potessi prendere. Nel viaggio da Persopoli verso un regno sconosciuto abbiamo scambiato solo qualche parola sulle mie responsabilità. Il maestro Benyam ha sottolineato l'importanza fondamentale e la massima segretezza della nostra impresa, delle nostre imprese. Dopo aver trascorso un mese sotto la sua tutela, ora comprendo l'origine della sua venerata reputazione in tutta la Persia. Durante
nostre ricerche negli archivi ho scoperto un manoscritto particolare, nascosto tra le fessure di uno scaffale, un tomo antico, la guiva dimenticato, sepolto sotto strati di polvere. Behnam era quasi euforico per questa scoperta. Mi ha impedito di studiare i suoi misteri e ha insistito per essere il primo a svelare la sua natura enigmatica. Purtroppo non ho potuto leggere il titolo, giacché era scritto in una lingua ormai in disuso. Sicuramente però il maestro Behnam ha l'acume necessario per decifrare i contenuti. Ma dimmi come stanno Alina e mio padre? Spero che non si sia più arrabbiato con me per aver lasciato le terre di famiglia per inseguire le mie aspirazioni. Ho chiesto al maestro se può concedermi qualche giorno di pausa nei prossimi mesi, così potrò venire a trovarvi. Se me li concederà, cercherò di rendere il nostro incontro ancora più lieto, portando alcune prelibatezze di Persepoli. Sicuramente il cuore di Alina si riempirà di gioia. Attendo con ansia le vostre notizie. Con affetto, tuo figlio Gaudarz. Nome che nomi. Va bene, Gaudarz, ok. Allora, fammi vedere. Sì, dove andare di sotto. Vado qua. Perché c'è anche roba da prendere qua. Dov'è se quella è già. Qua mi dice che c'è una roba. Che cazzo c'è? C'è un cazzo qua. Perché mi dice. No, scusa, eh. Cazzo è sta roba? Sentiero inesplorato. In realtà è esplorato. Va bene, qua avevo preso, mi pare, una cosa. Vabbè. Ciao, stronzo! Oh, faccia la merda! E porco. Cambia Dio. A te a fare in culo. Se venisse a cagare la scherzo. Salve! Oh, faccia la merda! Stronzo. Non mi ricordo mai di fa. Dai, vedete. Io come faccio a tornare su qua? Non era così. Vai! Ok. Però lì, qua, in realtà è già aperto, no, ma io devo andare ancora più sotto però. Ok, ci siamo. Vediamo un po' dove sbuca. E quindi. Ah, c'è un gallo qua. Oh, nene! Oh! Bella sta tenda. Classico, la penso persia, tu ci. No. Dai, pippe. Siete delle pippe. Ta-na-na. Oh, bene, bene, bene. Devo andare sotto. Salve. Dai. Mario. Forza, incazzati. Dai. Oh, nene. Adoro ste animazioni, sono proprio fighe, del brutto anche. Questo costume è veramente spettacolare, a dir poco. Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Ci siamo, ci siamo.
L'unica rottura di balle è che sì, ciao, non è proprio. Ok, qui c'è una prova da superare ed è una rottura di balle perché non mi fa prendere subito questa. C'è una prova da superare, adesso vedrete. Bestemmierò in arabo, sicuro. Dai. Madonna santa. Ah, mamma mia. Orco Dio. Vaffanculo. Tocca rifare tutta un'altra volta. Non è una baza, ragazzi. Non è una baza per niente. Cioè, dimmi voi se per prendere un minerale devo fare questa rottura da cazzo qua. Zio Khan. Ok. Dio buono però. Che spacca cazzo. Oh, santo benedetto aiuto. Se questa non è cattiveria. Dai. Perché qua per ben 3 volte fa sta roba qua. Ecco, ma quella dopo. Donna santa, e poi. E porco Dio però. Che cazzo, oh. Cioè non dura tanto, ma è una gran rottura di coglioni. Nel vero senso della parola. Cioè, non so, più bastardata di questa, ragazzi. Già, ragazzi, per fare quelle sfide lì ho tirato giù i porconi a livelli paurosi. Ma veramente paurosi. Sì, buonanotte. Dopo va in confusione. Che due coglioni. Allora, qua fai così i tre. Madonna. Qui fa quello là. Zin, 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 ok. Ok, qua. Ce l'ho fatta? Oh, ce l'ho fatta, ragazzi. Minerale grezzo, minerale prezioso, ben custodito in un forziere nella cittadella. Porto la cava per forgiare un manufatto potente. Col quello che mi sono fatto. Di che poteri trovate? Bene, yuppidu, il Caeva sta, mi pare nella zona qua, mi pare, no, scusate, qua, è qua Caeva. Ah, fantastico, bene, bene, Se vuole completare un po' di missioni secondarie, sono qua. Vieni, dai, tu non sai con chi hai a che fare. Oramai è troppo tardi per te. Devo andare laggiù, di strada ne ho da fa. Posso sia salire. No, ma se salgo. No, alla fine no.
Sta zitta tu. Oh nene. Ah, ah, ah. Ok. Alalilula. Salve. Ah. Oddio. Non ammazzami perché va latte in culo. Fare in culo, crepate zio can. Ah. Volevo far saltare per aria ma non mi ha preso il tutto. Però se io mi trasferisco ma devo là. Bene bene, salvataggio che in questo piso persia è molto importante. Trasferiment. Esattamente qua. Guardate che roba. Adesso ragazzi mancherebbe che aggiungesse il costume delle sabbie dimenticate e avrebbero completato l'opera. Decisamente. Salve signora. Salve. Dai va. Ho trovato il minerale. Grazie alla mia atra, la fucina si accende di energia divina. La terra sta tremando. E senti questo mormorio? È il richiamo che ha udito la mia fucina e che hai udito tu. Minerali come questo liberano un potere immenso. Energia divina, il potere degli dèi. Non è solo un semplice potere mortale, è conoscenza. Trovare qualcosa che si illumina dell'altra, di un dio, è un dono. Vuol dire che era destinato a te. Assolutamente. Nuovo amuleto sbloccato, scudo di Mitra. Le parate riuscite crea una piccola bolla temporale che rallenta i nemici al suo interno. Oh. Grazie a te e alla tua cucina. È la mia attenzione, guerriero. Pochi della tua specie sono degni di questi oggetti. Fantastico, ragazzi. E qua? Che c'è? Acquistare. Vediamo un po'. Sers. I SERS servono per quella creatura strana lì. Potenziamenti. Grande, aumento della potenza degli attacchi standard con la spada. Non mi dispiacerebbe. Aumento della potenza di tutti gli attacchi corpo a corpo quando la salute è bassa. Ma alla fine ce l'ho già. Discreta diminuzione dei danni ambientali. Non mi dispiacerebbe. Cos'è? Sferra un quinto attacco al termine di una combinazione standard. Quanto ci vuole? 300. Premi Y quando il quarto attacco colpisce il nemico. Sembra not. Sarai a contare. Però, benedizione. Questo aumenta la salute. 1000, cazzo. È l'occasione questa.
Vado di questo perché ci vuole assolutamente. Testatura potenziata. Benedizione più 2, grande aumento della salute massima. Il bonus della salute aggiuntiva può essere generato solo presso gli alberi di Wakwak, come prima. Bene. Thank you very much, Kaeva. Bene, bene. Fatti vedere una roba. Non mi ricordo. Vedete che ci sono le pietre verdi perché avevo fatto le sfide. Vediamo se fa vedere cosa si sbloccava. No. Queste ragazzi non ve le porterò perché sono da bestemmiare, come ho detto, in tutte le lingue del mondo. Veramente hanno calzato la difficoltà a livelli estremi. Tre barre della salute, good. Salve signora, vediamo un po' se ha qualcosa da dirmi. Welcome. Benvenuto. Eh! 2500 gemme. Alla caccia, cioè, gemme, frammenti. Faccia aumenta il numero massimo di pozioni che puoi portare. Porco Giuda. Efficacia. 1200. Sti cazzi, signora. Ciao ragazzina. Ciao. Hi, Sargon. Ma guardatela. Città dei tesori bassa. Tesoro della foresta Irkana. Per poco non ho 100. Vabbè, cara bella. Ci si vedrà in futuro. Bene, ragazzi. Allora, intanto devo assolutamente mettere questo. No, questo. Voglio. Allora, tolgo questo. Me l'ha già equipaggiato. Eh sì, infatti. Bene, bene. Ragazzi, questo gameplay termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!